Scene di panico e di vero e proprio terrore ieri sera in pieno centro a Pagani. Intorno alle 20 una violenta rissa che ha coinvolto 4 persone è scoppiata in via Torre all'incrocio con via Mazzini. Improvvisamente urla sovrumane hanno rotto la quotidianità di una serata che i residenti della zona stavano trascorrendo davanti ai bar e nelle piazzette del Rione. 4 i protagonisti dell'alterco che sarebbe potuto sfociare in tragedia. 3 fratelli residenti in una delle palazzine del quartiere si sarebbero precipitati per strada scagliando contro un quarto uomo. Futili i motivi dell'alterco, almeno è quanto emerge dalle dichiarazioni rese ai carabinieri che sono intervenuti prontamente sul posto. Botte da orbi, anche con l'uso di bastoni, pare anche un mattarello da cucina, urla e spintoni e poi un fuggi-fuggi generale. Una persona è rimasta ferita, si è temuto il peggio se non fosse intervenuta immediatamente una pattuglia dei militari dell'arma già in zona per servizio e che ha chiesto rinforzi in caserma. Sul posto sono giunti, oltre ai carabinieri della locale tenenza, anche gli agenti di polizia del commissariato Nocerino, un'auto della Guardia di Finanza ed un'ambulanza del 118 che è stata scortata in ospedale con a bordo la persona rimasta ferita. 3 le persone condotte in caserma dai militari dell'arma. Alla base della zuffa dunque ci sarebbero futili motivi, ma in città è allarme sicurezza. Quella accaduta ieri è l'ennesima rissa consumatasi per le strade e le piazze del centro, quelle frequentate anche dai ragazzi, bambini ed anziani. Una situazione divenuta ormai insostenibile di fronte alla quale bisognerebbe correre ai ripari. Grazie.